Hey Cugio, ben ritrovati a vostro, andrò in cronatura su Detective Pikachu. Siamo tornati al quarto capitolo e vediamo anche di finirlo una volta per tutte. È un po' che lo sto trascurando questo gioco, ma lascia fare. Ah. Eh sì. Ad una bandierina. Oh, abonito! Dunque, la scorsa volta abbiamo scoperto che c'era un Crowdunt al lago e praticamente stava facendo un po' di trambusto e i Pokémon del lago ovviamente scappavano e venivano qui in città. Cos'era quella bandierina? Ce n'era simile anche davanti alle case dell'isola. Il capo del servizio consegni Timbul potrebbe sapere qualcosa sulla cassa che stiamo cercando. Andiamo a fargli qualche domanda. Infatti abbiamo scoperto che quel Crodant è arrivato con una cassa. Oh, guarda un po'. Un'altra stele? Prima non ci avevo fatto caso a questa stele, anche perché non c'ero venuto di qua. Finalmente possiamo riparare il ponte. Quando i lavori saranno finiti potremo continuare le indagini al lago. La bandierina. Parli di quella bandierina, serve a segnalare a Timbur la destinazione dei pacchi. Ah, in che modo? Si attacca un adesivo sul pacco da consegnare e seguono i Timbul fino alla destinazione portando una bandierina con lo stesso simbolo. Ah, infatti questi materiali hanno lo stesso simbolo della bandierina. Una volta che i Timbul hanno imparato il percorso, basta lasciare la bandierina nel punto giusto e loro faranno tutto da soli. Ingegnoso, eh? Ah, che c'è Pikachu? E se il colpevole avesse usato questo sistema per far trasportare a Timbul la cassa che conteneva Crowdunt? Dici? Beh, la forza non gli manca di certo, e pensaci, nessuno si sospetterebbe nel vedere dei Timbul che trasportano una cassa. Pikachu la salunga. Beh, senz'altro un'ipotesi più plausibile di quella di Brad. Non ce la vedo proprio Walls a trasportare una cassa del genere. Chiediamo al capo. Ma intanto gli chiederei Crowdunt. Mi dispiace, non ne ho idea, se qualcuno avesse trasportato una cassa enorme me ne sarei accorto. Infatti nessuno l'avrebbe potuto trasportare senza farsi notare. Stai dicendo che potrebbero essere stati Timbur a trasportare la cassa che conteneva Crowdunt? Un momento, stai sospettando di noi? No, non volevo dire questo. Lo spero bene. In ogni caso i Timbur non avrebbero mai potuto portare una cassa al lago perché non c'è nessun simbolo per quella destinazione. Che cosa? Se non mi credi puoi andare a controllare la bacheca vicino al molo, troverai il registro delle consegne e una tabella con tutti i simboli che utilizziamo. Buona sapersi, andiamo a vedere, Tim. Sì, in effetti è interessante questa cosa, perché è ovvio che doveva avere appunto la bandierina, la cassa, o meglio, al lago. Oh, signorina, lei mi ricordo di lei. Sì, sì, vediamo un po' di Crowdunt. Invece il poliziotto... Crowdunt, lei invece di Crowdunt? Nulla. Non chiedo per niente a loro di Walls. Tanto è inutile parlare con loro di lui. Credo, o almeno spero. Ecco, va, questo qui è il tizio. Crowdunt, è stato Walls? No, non è stato Walls, è impossibile. Amanda. Conosci questo ragazzo? Sì, è il figlio di un amico del mio capo, l'ho accompagnato qui sull'isola. Ah, ho capito, lo stai tenendo d'occhio. Pikachu, secondo te Brad mi odia? È solo invidioso, non farci caso. Tim, ero preoccupata, non tornavi più. Scusa, Amanda. Ho saputo quello che è successo, posso fare qualcosa per aiutarti? Di Crowdunt che mi dici? Niente, andiamo a vedere la bacheca allora, non perdiamo tempo. Tanto era quello l'obiettivo principale, te lo dicono quello che devi fare. Eccola qua. Ok, questo. Cercasi personale. Si fa anche allenamento, ok, è ovvio. Questo. Volantino. Eccolo, questo deve essere quello che ci interessa. Allora, due triangoli. Un quadrato, una X, no, 3X e un cerchio. Appuntiamocene queste che torneranno sicuramente utili. Non c'è nemmeno uno che indichi il lago. Andiamo a chiedere ai destinatari. Controlla se tutti i pacchi sono stati consegnati. Bene, allora andiamo a vedere, chiediamo a tutti quanti. Se manca un pacco sappiamo dove è andato a finire. Dunque lui doveva avercene due. Cosa mi dica? Ho notato dei Timbur che trasportavano una grande cassa. Chissà cosa c'era dentro? Ah no, aspetta, che chiediamo. Ah, ok. Tutto da solo ha fatto.
Ok, questo è stato consegnato. Chiediamogli un po' della grande cassa. Andavano verso il ponte, ma non ho visto dove l'hanno lasciata. Va bene, non è colpa tua se sei... Tunt! Dunque, questo doveva avercene una. Il resort vuole fare la foto. Ok, quindi praticamente a lui l'hanno consegnata perché c'è... No, tre ce n'aveva con la X. 荷物の数は記録と同じだな。Sì, ah, sì, tre? Ah, ok. Non so leggere io allora. Ma qua c'era un attimo Brad scomparso? Ah, signore, lei. Sì, proprio lei. Mi spiace. Dunque, cosa ha ordinato lei? Lei un よpacco. し、記録通りに荷物は届いているな。Manca solo il cerchio che va alla casa di Walsh. Vuoi vedere che dice, parliamo con Walsh e Walsh dice non mi è arrivato nulla. Ah, però, se... Hanno detto che andava verso il ponte. じゃあ、もしかして犯人はワールさん？私の口からははっきりと言えませんが。いやあ、君、まだ調査してるのか。無駄だよ。結果は出たも同然だ。そんなことありません。調べることはまだたくさんあります。君も事件を追ってるのよね。何かわかった？はい、少しずつですが。そう、頑張ってね。シュシュー、シュシュプシュー。なんだ？風か？ライボ、ライボ、ライボ。Aspetta, interessante però sta cosa. シュシュプの匂いだな。お前には刺激が強すぎるか。ライボ、ライボ。Questa cosa però potrebbe essere interessante. 鼻が良すぎるのも考えもんだな。あばよ、くしゃみくん。どうしたんだ、ライボルト。ライボルト。Praticamente fulmine fulmine. Giapponesi. Fantasia dei nomi proprio tanta, eh. La società non perdona. Non avevo ordinato nulla. What? 記録と実際に届いた数が合わないな。一体どういうことだ？これで全部のマークを調べたぞ。ワールスの荷物が一つだけ届いていないな。調べてみる必要がありそうだ。Perfetto. Forse non era un pacco. Potrebbe essere. Interroghiamo di nuovo Walsh e il capo di Timbura. Il pacco scomparso. Beh, qui non è arrivato nulla. Forse il capo di Timbura si è sbagliato. Molto strano. Andiamo a parlare con il capo di Timbura. Tu? Il pacco scomparso? Anche lui? Ok. No, va bene. Andiamo un po' a parlare un attimo col capo di Timbura. Molto strana sta cosa, piacere. いいか、ライボルト。これを取ってくるんだぞ。俺の帽子。覚えてろよ。Va bene. Oh, è riparato il ponte. Abbiamo finito, non abbiamo fatto in tempo a posare l'ultimo asse che Brad si era già precipitato al lago. Il pacco scomparso. Cosa? È scomparso un pacco indirizzato a Walls? Esatto, ma cosa ancora più strana, sembra che lui non avesse ordinato nulla. Che abbia sbagliato io a indicare il destinatario? Ah, in casi come questi vorrei proprio poter chiedere ai miei Timbur. Ed è qui che entro in scena io. Posso fargli tutte le domande che voglio. Ok, dunque, pacco scomparso. Non avete portato nessun pacco a Walls? A Walls? Mi sbaglio sempre questo nome. Non avete portato nessun pacco a Walls? Però sul registro c'era un pacco per voi. Ragazzi, io ora, nello scorso video non ho detto nulla, però a sto punto sono convinto che Brad c'entri qualcosa. O Brad, oppure quello che lavorava prima, quello che è dietro tutto questo ambaradan, quello che praticamente ha detto a Carlos di incastrarci,
la persona che è dietro a tutto questo mistero. Ehi, piano con quella trave, non sto mettendo in dubbio le tue parole. Avete per caso portato una cassa al lago? Burr? A quanto pare hanno trasportato una cassa contrassegnata da un simbolo a forma di ciambella. Un simbolo a forma di ciambella? Senti, cos'è questo simbolo? Non mi sembra di aver visto nessun simbolo del genere nella tabella. No, no, non stiamo dubitando delle tue parole. Forse fermi bene andare al lago a controllare di persona. Infatti. Timur è un po' rissoso. Andiamo a parlare con il capo di Timur del pacco. Ci ho appena parlato. Ah, il simbolo come una ciambella. Sembra che il capo non sappia nulla di quel simbolo. Una bella città al lago potrebbe schiarirci le idee. Un nuovo appunto, nuovo indizio. Non appunto, aspetta, spezzamento dei pacchi, ce lo parla per forza. Quel giorno lui mi ha dato la mano ad attaccare gli adesivi sui pacchi. Ha per caso notato qualcosa di strano durante l'etichettatura dei pacchi? Ah, ora che mi ci fai pensare, mi sembra di ricordare che a un certo punto il profumo di Luisa era come svanito. Eh? Il suo profumo era svanito? Avevo appena finito di compilare il rapporto delle consegne quando mi sono accorto di aver dimenticato una cosa in ufficio, e così sono andato a prenderla. Dunque si è allontanato dal molo? Sì, ma solo per qualche minuto. Quando sono tornato mi sono accorto che il profumo di Luisa era svanito. Strano, eh? Chissà se ha qualcosa a che fare con il nostro caso. Spero di no. Possiamo andare finalmente al lago, però questa è una strada diversa. Il che potrebbe cambiare tutto. E infatti lo cambia tutto. Ciao, Phoebus. Hai seguito Claude? Ah, ecco, era dove stavamo nello scorso episodio. Cerchi qualcuno? Milo. Milo non è qui, mi dispiace. Sai, la polizia pensa che sia stato un amico di Milo a trasportare qui Grodant. Phoebus? Sei preoccupato per Milo e per il suo amico, vero? Lo so anch'io. Stiamo lavorando per scagionarlo il più presto possibile. Va bene, se avremo bisogno di indagare sott'acqua, chiederemo a te. Come prima hai notato uno strano oggetto? Lo strano oggetto, dimmi, dimmi. L'adesivo. Vuoi scommettere? Oh, un pezzo di legno. Grazie mille, Phoebus. Buon rendere. E c'è il simbolo. Ok, perfetto. C'è Fletchling, ma non penso che Fletchling ci sia di qualche utilità. これはこれはティム君。いいところに来たね。やはり犯人はワールスだったよ。え、証拠が見つかったっていうのよ。これが湖から出てきたんだ。これは。そう。 ワールスの家のマークだ。え、invece no。つまり、シザリガを湖へ持ち込んだのはワールスに違いない。そんな、ティム君。これが真実です。アマンダさん。No, secondo me lui ce l'ha. O è lui che sta dietro a tutto, oppure lui lavora per quello che appunto è dietro a tutto, oppure non se basta, è proprio forte denti, ve lo dico. Di fronte a questa prova schiacciante, nemmeno Wasp potrà più negare la verità. Peccato, detective. Stavo cominciando ad appassionarmi della nostra sfida. Mamma mia, com'è irritante, infatti. Ma se, per come camminava, sembrava che avesse un pezzo di questa cassa ficcata su per il deretano. Cerco di essere piuttosto pulito. Però Wasp, povero Wasp, le cose si stanno mettendo male per lui. Ma tu che credi della sua innocenza? Allora ci credo anch'io, non mollare, Tim. Le prove, quali prove? Perché non dai un'occhiata? Oh, subito, levati, Amanda. Sei rintraccio alle mie indagini, donna. Queste sono tutte le prove che abbiamo trovato vicino al lago. Puoi esaminarla se vuoi, basta che le lasci dove sono, minghi. Ah, la vista sembrano solo dei rifiuti. Ma giungo alla conclusione affrettata, diamo un'occhiata. Questo cos'è? Un piatto? Tutto sporco. Okay, ecco. Questo è quello che appunto noi abbiamo l'altro pezzo. Un pallone da calcio. E non esimo con il simbolo del cerchio. No, manca ancora qualcosa. Manca da controllare. Sì, questo. Crodante è stato trasportato qui dentro. Penso di aver controllato tutto. Questo pezzo qualunque. Perfetto, ho controllato tutto. Ecco, infatti, questi pezzi di legno potrebbero far parte della cassa trasportata dai Timbur. Quella con il simbolo a forma di ciambella, esatto. Vedi che hanno tutti un angolo dipinto di bianco?
Se proviamo a unire tutti i pezzi, forse ne verrà fuori un simbolo a forma di ciambella. Proviamo! Ottimo. Sono pronto. Che vuoi fare, Tim? Creare il simbolo a forma di ciambella. Ok, vediamo se ci riusciamo a crearlo. Secondo me manca qualcosa. Anzi, no, sapete che, secondo me... Beh, direi. E se invece... mettici il cerchio bianco, il cerchio arancione, voglio dire, quello giallo. Sì, possiamo. Eccolo qua. Esatto. Bene, ora però arriva il bello. Il cabro Timber aveva registrato il pacco a nome di Wars, attaccandoci il simbolo del cerchio. Il colpevole, approfittando di un momento di distrazione del capo di Timber, ha spostato l'adesivo e voilà, il cerchio è diventato un anello. I Timber hanno trasportato la cassa con il simbolo opportunatamente modificato italiano, però il lago non era tra le destinazioni indicate nella tabella. Qualcuno deve averli guidati usando una bandierina con il simbolo dell'anello. Ma tra le prove raccolte dalla polizia non c'era nessuna bandierina. Basterà chiedere ai Timber, loro sapranno sicuramente dove è la bandierina. Però vorrei un attimo continuare a esplorare il lago, e invece non posso. Più tardi. Timber. Ok. Seguire Timbur. Grazie mille. Ok, ma andiamo allora. Andiamo di là. Potevamo forse andarci anche più velocemente, non lo so. Non posso sapere quello che il gioco pensa. Ma sono veloci, eh. Sicuramente verranno qui. Cos'è questo? Un frammento di statua, ottimo. Vabbè, insomma. Ci siamo capiti, no? あそこを調べれば証拠が見つかるかもしれないんだな。お、マイロ君。ザー。ケッコンド。 No, Fibas. Musivolve. Musivolve, tranquillo. Lo sapevo. Sì, idropompa di prepotenza subito. Belletta sarà sta musichetta, eh. C'ha delle musichette interessanti di Detective Pikachu. Bello. Ma Mega Shinka no, però. Più bello Mega. Lo so. Però lasciatemi dire. Guarda, Pikachu, la bandierina. È il simbolo dell'anello, è proprio quella che stiamo cercando. Questa bandierina è stata usata per guidare Timbur. Ok? Ah. No! Non può essere lei. No, il profumo sulla bandierina è suo. Ora portiamo la da Manectric, e Manectric starnutisce, scommette. E da quest'ora mi si è rassegnato.
Dice che vuole tornare a casa. Va bene. Beh, perlomeno i Pokémon lì ora stanno tranquilli. No, ragazzi, però dai. Ma se davvero è lei che c'entra in tutto questo, è una rivelazione shock. Ecco, starnutito. Pikachu neanche è arrivato, già sentiva tutto quanto. Aia, ragazzi, però. Ottimo. Alla Detective Conan, quasi.証拠は揃ってるんだ。ワールスでしかありえない。それではお話します。湖へシザリガーを運ばせたのは。そう、あいつだ。ルイーズさん、あなたです。何を言い出すかと思えば、笑えない冗談ね。証拠はあるの？当たり前だろ。見せてやれ、ティム。 Certo che gliela faccio vedere. はい、この旗です。それが何だっていうの？ただのドッコラウンソーの旗じゃない。ええ、そうです。犯人はこの旗を使ってドッコラーに木箱を運ばせたんです。それならばこのシールは何だ？君の推理が正しければ荷物に貼られていたのはリングのマークのはず。 しかし、そんなものは見つかっていない。その通りだわ。見当違いよ。シールはワールスさんに罪をかぶせるための罠です。罠？そもそもリングのシールなんて存在しないんです。リングのマークはワールスさんのシールと犯人が準備しておいたあるものを組み合わせて作ったものですから。その通りだ。言ってやれ。 Adesivo con il simbolo cerchio. Cosa? No. Ah, no! Oddio. Come ho fatto a sbagliarmi? この白い部分を組み合わせるとこのような印になります。 さらにその上にシールを貼ると。リングのマークだ。そう。ドッコラーはこれを新しいマークだと思い込んで旗についていったんです。そんな。この私がまんまと犯人の罠にはまっていたという。Quindi la mia deduzione è andata a gamballare. È lei che lavora per i cattivi. 簡単にできたんじゃないですか。確かにその通りね。でも湖までドッコラを誘導する余裕なんてなかったわ。本当にそうでしょうか。親方は荷物にシールを貼っている時、事務所に忘れ物を取りに戻ったと言っていましたよ。そんなのたった数分のことでしょ。桟橋と湖の往復なんてできっこないわ。いいえ、数分で十分です。 ルイーズさんは合図を送るだけでよかったんですから。何のこと？誰に合図を送ったというの？それはもちろんあいつしかいないな。それはシュシュプです。シュシュ？え、シュシュプ？そうです。その証拠に。Sto pensando。 ライボルト。そのくしゃみは旗にはシュシュプの香りが染み込んでいるんです。つまり犯人はシュシュプにドッコラーを誘導させたということです。OK, apposta. Ma stavo pensando e non ragionavo. ワールスは無実。なんてことだ。ルイーズさん、あなたは親方が目を離した隙に
シュシュプに合図を送るだけでよかった。Esatto. あなたのアリバイは成立しない。しかし、一体なぜ彼女は？リゾート計画のためですね。ルイーズさん、あなたは土地を手に入れるためにワールスさんを落とし入れようとしたんだ。Certo, dopo che ha costruito quei soldi. そうよ。何がいけないの？私が立てたプランなのよ。成功させるためなら何だってやるわ。ふざけるな！そんなことのためにポケモンたちを。まあまあ落ち着けマイロ。周りはお構いなしか。あんた悲しい人だな。In prigione, bitch。どうかお願います、ルイーズさん。Peccato. Manco grazie, pezzente. ちょっとやりすぎだったな、ルイーズ。Dimostra che Wall sei innocente. これで R の話を聞くことができるな。Però questa parte del capitolo mi sa che viene un pochino più corta perché pensavo venisse tipo un'altra ora e invece. R について教えていただけませんか？ああ、いいとも。君には世話になった。実は R について聞きに来たのは君が二人目なんだ。え？2ヶ月ちょっと前だったか。男が訪ねてきたんだ。確か君と同じようにピカチュウを連れていた。それ、きっと僕の父です。行方を探してて、そのために R のことが知りたいんです。事情があるようだな。知っていることは何でも話そう。E allora parlami di questo agente R. Harry, cosa è di Harry? Volevo delle informazioni ma non sapevo niente e l'ho mandato via. L'agente R è una specie di medicina miracolosa che guarisce tutti i mali del Pokémon. Doveva essere realizzata con le cellule di un certo Pokémon. Di quale Pokémon si tratta? Si chiama Mew, ah no Mewtwo. Ah, forse attenzione. Hanno mischiato le cellule di Mew con l'agente R ed è nato Mewtwo. Forse. Sembra che il suo DNA contenga i codici genetici di tutti i Pokémon. Già, la cosa strana è che ci sono Pokémon che, tipo Mac, Grimer, e anche Koffing, che non sono nati da Mew. Sono nati dall'inquinamento. Quindi come fa Mew ad avere anche il materiale genetico dei Grimer, dei Koffing e anche di alcuni Pokémon di tipo fungo che sono nati con, tramite radiazione e cose varie? Questa cosa Game Freak dovrebbe spiegare. Incredibile, non sapevo che esistesse un Pokémon del genere. Tuttavia le cose non andarono come previsto. Per un terribile errore furono utilizzate le cellule di Mewtwo. Ah, quindi proprio sono due Pokémon già distinti in questo gioco. Anziché quelle di Mew. Mewtwo. È un Pokémon misterioso. Si dice che sia stato creato tramite una manipolazione scientifica. Quindi diciamo che questo segue la serie dei giochi e anche la serie dell'anime. Ma buono. Il suo DNA contiene i geni della distruzione. Deve essere per questo che i Pokémon a cui viene la gente R perdono il controllo. Può essere... Mi dispiace, non so niente di Carlos. Deve essere stato assunto dopo che me ne sono andato da PCL. Capisco. Oltre a lei e Carlos, c'è qualcun altro che è stato l'agente R? Sì, il mio assistente. Ma da quando ho lasciato il PCL non siamo più in contatto, non ho idea di dove sia. L'ex assistente di Wars, interessante. Ah, ora che mi ricordo. Tuo padre mi ha detto che stava conducendo delle indagini a Fine Park. Fine Park? O una parca abbandonato che si trova a Rime City. È stato chiuso l'anno scorso in seguito a un incidente. Che tipo di incidente? Non so dettagli, ma sembra che un Pokémon abbia improvvisamente perso il controllo. Sempre lo stesso scenario, un Pokémon che perde il controllo. C'è anche in questo caso... Che anche in questo caso c'entra l'agente R? Ci scommetto il berretto. Dobbiamo andare lì. Ora tornerai in città? Sì, la ringrazio per tutte le informazioni. Sono io che devo ringraziare te. Mi hai restituito un po' di fiducia nell'umanità. Grazie ragazzo. Abbi cura di sé, Wals. Ok team, torniamo a casa? Prima di andare via voglio salutare Milo. Ne sarà felice, visto che si è molto affezionato a te.
Bene, salutiamo tutti e poi andiamo al Moro. Purtroppo dovrò affrontare ancora una volta i viaggi in barca con Amanda. Salutiamo tutti, ma io veramente non vorrei salutare nessuno. O è una cosa importante salutare tutti, Pikachu? Tu che dici? Ma proviamo ad andare direttamente al Molo. Magari stanno lì? Ma chissà. Oh, purtroppo non parlerò per più con Milo. Oh. Ok, però... またあの夢か。しかし、いつもとちょっと違ったような。お母さん、まんまに。ピカチュウ大丈夫？すごくうなされてたよ。船が苦手なのかしら。悪いことしちゃったわね。はあ、俺も年かな。なんだか疲れちまったみたいだ。Esagerato, invecchiando. Mamma mia. Vuoi continuare a giocare? No, quindi qui finisce il capitolo. E va bene, Cuj, quindi per questo capitolo anche è tutto. Dovrei tornare ad essere un pochino più regolare con la serie comunque sia, perché non è che manca proprio tanto, se vogliamo essere sinceri, per finirla. E... boh. Io pensavo che questo capitolo sarebbe stato un pochino più lungo, dato che in genere i capitoli iniziano ad allungarsi, invece un'oretta e mezza è durato più o meno. Ma va bene anche così. Quindi io come sempre vi ringrazio per averlo seguito, in descrizione come sempre link per Twitter e anche per Instagram, dove pubblico aggiornamenti. Instagram lo sto pubblicizzando, il mio Instagram, più della pubblicità che manda in onda la televisione, quindi andate sul mio Instagram. Ma non per qualcosa, così tanto per vedere quello che pubblico e cose varie. Se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi, e noi ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye.